Successo che a noi ci piace fare le cose fatte bene quest'anno, quindi in uno scontro di gioco normale, lavorando un po' sulle palle inattive, insomma, è caduto male. Bisogna vedere ora cosa si sia fatto. Sinceramente, non sappiamo se è la caviglia, se è qualche altra cosa. Non cambia quello che io mi aspetto a seconda che ci sia Joe o meno. Nel senso che avevo già avvisato i miei giocatori che è la partita più difficile domani, perché affrontiamo una squadra comunque di valore, una squadra che si gioca tanto domani, è stata bersagliata sotto tutti i punti di vista e quindi anche un po' toccata nell'orgoglio, quindi mi aspetto una squadra sicuramente molto determinata, molto carica, che verrà a giocarsi al meglio le proprie possibilità per portare a casa un risultato positivo. Quindi un avviso che faccio ai naviganti, ripeto, ai miei giocatori l'ho già fatta. Non diamo niente per scontato, non guardiamo la classifica, dimentichiamoci velocemente la gara di lunedì, perché domani sarà una partita molto molto difficile e nello stesso tempo fondamentale, perché io credo che domani ci giochiamo un pezzettino di salvezza. E quindi mi auguro che la mia squadra domani riesca ad offrire una prestazione come ha sempre fatto da questo inizio di campionato, soprattutto in casa. Quella che è stata poi la dinamica dell'infortunio, purtroppo penso che sarà abbastanza lunga. Quindi dobbiamo pensare alle eventuali alternative ed è quello che sto facendo già da un'ora a questa parte. Quindi sta a me trovare la soluzione migliore per sostituire un giocatore per me insostituibile. Ripeto, adesso è un'ora che il mio cervello è un frullatore. E quindi in questo frullatore mi auguro che domani esca fuori un bel succo, cioè un succo fatto bene. Lui nasce in quel ruolo là, quindi un giocatore che naturalmente negli ultimi 3 anni si è riciclato in un altro ruolo. E inizialmente con l'assenza di João Pedro ho fatto giocare Barella, che ha alternato delle buone prestazioni, e quindi vediamo, dai. Non ci sono tante, tante, tante soluzioni, sono abbastanza limitate. Quello che dicevamo col direttore, io in 25 anni di professionismo non mi è mai capitato 3 infortuni così, così gravi nel giro di 10 mesi. Soprattutto due tibie, una tibia, due peroni e mi auguro cosa meno grave a João Pedro, quindi non dimentichiamo il menisco di Storari una settimana fa, il crociato di Melchiorri 6 mesi fa, quindi stiamo parlando di incidenti comunque grossi, importanti, soprattutto lunghi. In un momento dove anche numericamente, visto anche ieri si è fermato per un problema muscolare capuano, insomma, siamo abbastanza contati. Veramente penso ci sia, saremo in 16 domani, 17 con 3 portieri. L'unico è Farias, però a questo punto uno cerca di stare con i piedi di piombo perché naturalmente adesso perdere ulteriori giocatori non ce lo possiamo permettere, soprattutto Diego, che insomma si è fermato già 2 volte e quindi dobbiamo cercare piano piano di ributtarlo dentro in modo che non esca più. Questa è la vita, voglio dire, fa parte del calcio, del gioco, l'imponderabile è dietro l'angolo, bisogna naturalmente cercare di pensare positivi e abbattuto un guerriero, ne avremo un altro pronto domani a scendere in campo con la corazza, quindi senza cercare scuse, senza cercare alibi. La partita è stata preparata nel miglior modo possibile, bisogna interpretarla per come è stata interpretata, al di là di chi poi scenderà in campo domani.
Quella di domani, ripeto, è fondamentale perché viene proprio prima di una sosta, quindi ci può permettere comunque di rifiatare un attimo, di fare un po' il punto della situazione, anche se perderemo i nazionali che andranno via, però è fondamentale proprio per l'importanza della gara contro una diretta concorrente che quindi i tre punti valgono d'oro, valgono doppio come sempre succede. E chiudere questa seconda sosta dopo quindi 7 partite, chiudere con una vittoria, quindi avere 10 punti, insomma, per una neopromossa è tanta roba. Io per questo ho battuto dal primo giorno, da lunedì sera, già dopo la partita con la Sampdoria, che questa è la partita più difficile, proprio per questi motivi, di poter commettere l'errore di, non solo nei giocatori, ma nell'ambiente tutto, quindi che sia una partita scontata, sia una vittoria scontata, e invece non è così, perché sappiamo benissimo il valore di questa squadra. Ce l'ha dimostrato l'anno scorso, ha comunque fatto degli innesti di categoria, giocatori comunque di Serie A, e ha mantenuto bene o male 6-7 undicesimi della passata stagione, quindi è una squadra tosta, tosta di qualità, che conosce a memoria il suo modo di giocare, e soprattutto è una squadra molto molto arrabbiata per le tante critiche che ha ricevuto in questi ultimi giorni. Ma ti ripeto, il sistema di gioco più o meno è rimasto lo stesso, anche se hanno fatto più spesso il 3-5-2 piuttosto che il 3-4-3 un po' mascherato come era l'anno scorso. È una squadra, ripeto, che ha cambiato qualche elemento, hanno mantenuto quell'identità, quella comunque è una squadra propositiva, una squadra che gioca a calcio, una squadra che in determinati momenti della gara comunque viene a pressarti alto, cercando di non farti ragionare. È normale che anche per loro è una categoria diversa, quindi è più difficile far punti, più difficile vincere. Ma io credo che questa sia una squadra che sta pagando in questo inizio di gara, di campionato, il fatto di non giocare in casa, perché se le 3 partite o 4, non ricordo quante ne hanno giocate in casa, invece di giocarle davanti a 300 spettatori, l'avessero giocate davanti a 12.000 spettatori all'uscita, credo che invece di un punto questa squadra avrebbe potuto avere tranquillamente i 6-7 punti che abbiamo noi, quindi a dimostrazione che anche l'aspetto climatico, insomma, del clima e quindi dei tifosi, loro in questo momento credo che l'abbiano pagato a caro prezzo.